gestione di un territorio è di fondamentale importanza una proficua interlocuzione con l'ente locale di riferimento, con l'ente locale più prossimo al cittadino che è il comune. Io ringrazio gli amministratori comunali del comune di Como, l'assessore Cavadini, ma ho visto anche l'assessore Spallino, l'assessore Iantorre e anche altri appunto amministratori della città e l'onorevole Chiara Braga che ho visto presente a questa serata. Quindi vi dicevo, è molto importante avere un rapporto dialettico e proficuo tra quella che si definisce la società civile e la parte politica. Allora, su questo aspetto, che è piuttosto determinante proprio per la valorizzazione, per la promozione del nostro territorio, noi abbiamo chiesto il contributo ad Antonella Pinto, che invito a venire qui. Buonasera a tutti, cercherò di essere brevissima. Allora, mi è stato chiesto di intervenire questa sera per parlare della partecipazione. E questo perché circa 4 anni fa, con un gruppo di cittadini assolutamente in maniera spontanea, abbiamo fatto delle osservazioni al piano regolatore, al PGT, al piano di governo del territorio, sul piano dei servizi. E poi da questa esperienza bellissima di condivisione sono nate altre esperienze di condivisione con altri comitati, in altre situazioni, e ho imparato quanto è veramente importante la partecipazione, che vorrei riassumere in 3 concetti brevissimi. Il primo è quello che la partecipazione è mettersi in gioco in prima persona. Non aspettare che ci sia sempre qualcun altro che pensi o faccia per te. E quindi è un po' come ci insegnava Gandhi, il fatto che se noi vogliamo un cambiamento della società dobbiamo innanzitutto cambiare noi stessi. Cioè noi stessi dobbiamo essere specchio della società che vorremmo che ci sia. Il secondo punto è che la partecipazione, ho imparato, è un percorso dove ci sono dei successi ma anche tanti insuccessi, però c'è qualcuno con il quale condividere questo percorso. E come ci insegna la storia, l'importante è proprio il percorso. Magari non saremo noi a vedere, diciamo, la fine di questo percorso, il buon esito di questo percorso, però qualcuno lo deve pure iniziare. Il terzo punto fondamentale è che in un qualsiasi percorso partecipato ci vuole l'ascolto. L'ascolto è qualcosa che deve un po' prescindere da quello che sono le nostre idee, e ci dobbiamo un po' spogliare dei nostri pregiudizi e imparare ad ascoltare tutte le persone, anche quelle che a volte sono molto lontane dal nostro pensiero. E questo perché? Perché questo sicuramente ci arricchisce. Io aggiungerei una parolina alla partecipazione. Partecipazione attiva. Cos'è la partecipazione attiva? Qui ne abbiamo un esempio grandissimo, cioè tutte le persone che fanno parte di associazioni, della parrocchia, i volontari che mettono a disposizione il loro tempo, ma non per un fine personale, ma per migliorare questa società in maniera totalmente gratuita, stanno facendo della partecipazione attiva, e io ne approfitto per ringraziare tutte queste persone, per ringraziarvi. Un'ultima cosa, è nata da un anno l'Assemblea di Zona Como Sud, io sono il referente dell'Assemblea Como Sud, e qual è il nostro compito? È il compito di facilitatori, cioè quello di mettere in relazione il cittadino con l'amministrazione comunale. È nata un'iniziativa molto bella che si chiama Come Voglio Como, una piattaforma diciamo su internet dove tutti, veramente tutti, possono entrare ed esprimere la loro idea per migliorare i nostri territori. Faremo un'assemblea di zona proprio su questo tema il 10 febbraio. L'abbiamo voluto organizzare alla scuola di Via Giussani,
E questo perché? Perché la scuola, l'insegnamento, i bambini sono il nostro futuro e quindi è da lì che dobbiamo sicuramente ripartire. Io non ho più niente da dire che non buona partecipazione a tutti.